L'Istat ha deciso di celebrare questo importante anniversario con diverse iniziative di vario tipo, centrate prevalentemente su convegni scientifici capaci di fornire un quadro ricco e articolato della società italiana, colta nelle sue diverse dimensioni e sfaccettature. Un affresco dinamico di cosa siamo diventati lungo l'arco di 90 anni e di come l'Istituto abbia risposto alle domande conoscitive del tempo e come si sia attrezzato per fornire dati sempre più tempestivi, pertinenti e attendibili, per monitorare i fenomeni, far progredire le conoscenze e stimolare il progresso. Il primo di questi convegni scientifici è questa conferenza odierna, il punto di partenza ideale, ha poc'anzi detto il Presidente. La conferenza odierna che è proprio su transizioni, prospettive demografiche e statistiche ufficiali, organizzata appunto in collaborazione con l'Associazione Italiana per gli Studi sulla Popolazione. Mi sembra questa davvero un'ottima occasione per rinsaldare i legami, i collegamenti e le collaborazioni fra l'Istituto con i suoi ricercatori e gli altri demografi e statistici dell'Accademia Italiana e degli altri enti di ricerca. D'altronde, come è stato appena detto, le statistiche demografiche hanno sempre avuto un ruolo centrale all'interno delle statistiche pubbliche, rappresentando, tra l'altro, l'architrave del complesso sistema delle rilevazioni nazionali. La disponibilità di serie storiche pressoché complete, a partire dal 1862 o da pochi anni dopo, su popolazione e eventi demografici è cosa a tutti nota. Anche nel poderoso volume sull'Italia in 150 anni, sommario di statistiche storiche 1861-2010, pubblicato dall'Istat in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell'Unità, oltre 150 pagine, scusate ma si ripete 150, sono dedicate alle statistiche su popolazione, famiglia, sanità e salute. Per certi versi, guardare indietro a quello che è successo può risultare quindi relativamente facile. Allo stesso tempo non bisogna abbassare la tensione per l'emergere di nuove necessità informative e per l'opportunità di consolidare il passaggio da un approccio prevalentemente descrittivo a un approccio anche orientato verso l'interpretazione e la ricerca di nessi causali. Nei 90 anni trascorsi dall'istituzione dell'Istat, la società italiana è cambiata radicalmente. Si è passati dalla monarchia alla repubblica, dal regime fascista alla democrazia parlamentare a suffragio universale, da un mondo prevalentemente agricolo d'inizio Novecento a quello industriale degli anni Sessanta fino alla progressiva terziarizzazione del sistema produttivo negli ultimi decenni. Si è passati da una civiltà rurale a una civiltà urbana e globalizzata, da una situazione di analfabetismo diffuso a un sistema scolastico di massa e interclassista, senza contare le eccezionali conquiste nel campo della diagnosi, prevenzione e cura delle malattie e più in generale nelle condizioni di vita delle persone e nelle risorse disponibili. Cambiamenti così radicali che oggi non appare facile immaginare come si vivesse solo 90 anni fa. In questo tasso di tempo, tutto sommato brevissimo, è cambiata radicalmente anche la demografia italiana e non solo quella italiana, evidentemente. Come è noto, la vita media si è accresciuta di oltre 30 anni, all'incirca 4 mesi in più all'anno. La fecondità si è più che dimezzata e, da alcuni decenni, è nettamente al di sotto del livello di sostituzione. Le migrazioni internazionali hanno cambiato verso. Alle migrazioni di massa di inizio Novecento e degli anni 50 e 60 è subentrata un'immigrazione straniera dalla numerosità inaspettata, nettamente maggiore della persistente e di recente anche crescente emigrazione italiana. Mentre le migrazioni interne, dopo il boom degli anni 50 e 60, così intense lungo le direttrici sud-nord verso il triangolo industriale, la capitale, dalle aree rurali verso quelle urbane, sono state, dalla seconda metà degli anni 90 e fino alla più recente crisi economica, rivitalizzate dalla maggiore propensione alla mobilità della crescente popolazione straniera.
Dopo circa 100 anni dal suo avvio, è giunta a termine negli anni 60 la transizione demografica italiana, che ha traghettato il paese, pur con le sue differenze territoriali, da livelli elevati verso livelli bassi di mortalità e fecondità. E solo più di recente sono andati acquisendo rilevanza numerica quei comportamenti nuziali e riproduttivi moderni, che già da tempo caratterizzavano le società nordiche in modo nettamente più ampio che da noi e che hanno trovato espressione concettuale nella cosiddetta seconda transizione demografica. Sono quindi cambiate le questioni di maggiore rilievo, dalle ragioni dell'elevata fecondità a quelle di una fecondità più bassa di quella desiderata, mortificata dalle difficoltà di conciliazione delle attività di cura e di lavoro e dalla mancanza di servizi adeguati, nonché dal perdurare di rapporti asimmetrici all'interno delle coppie. Altre questioni diventate centrali sono quelle dell'intenso e veloce invecchiamento della popolazione con le sue conseguenze e dell'integrazione degli immigrati e dei loro figli. Non solo sono cambiate le tematiche più rilevanti, ma anche le domande di ricerca sono diventate più esigenti, spostando l'attenzione dalla descrizione all'interpretazione dei fenomeni, alla ricerca cioè dei meccanismi esplicativi sottostanti i processi demografici. Il sistema delle indagini multiscopo sulle famiglie ha rappresentato senza dubbio una novità davvero significativa per ricchezza delle informazioni raccolte, oltre che per la possibilità di ricostruire retrospettivamente le biografie tematiche. Anche i cambiamenti sociali e normativi hanno richiesto all'Istat di adeguare la raccolta dati. Esempi significativi riguardano l'introduzione del divorzio nel 1960, i cambiamenti nel diritto di famiglia, l'interruzione volontaria di gravidanza e più di recente il divorzio breve. Tutte novità che hanno comportato l'adeguamento o l'introduzione di nuove rilevazioni, cosa che ha richiesto anche la stessa legge sulla tutela dei dati personali, entrata in vigore nel maggio del 1997, che ha reso necessaria la completa ridefinizione della rilevazione sulle nascite. Cambiamenti importanti nelle possibilità di rilevazione e analisi sono però legate anche agli straordinari progressi nella acquisizione, gestione, integrazione e elaborazione dei microdati. Se buona parte della storia dell'Istat, circa i 5/6, si è svolta nel cosiddetto secolo breve, e abbiamo visto e sappiamo quanto significativi sono stati i progressi, è proprio negli ultimi 15 anni, quelli del nuovo millennio, che si registra un'accelerazione fenomenale nella disponibilità, possibilità di archiviazione e analisi di ampie mole di dati. Un cambiamento fino a qualche anno fa impensabile per importanza e velocità di realizzazione. Una vera e propria rivoluzione con la possibilità di gestire grandi archivi e di collegarli tra loro per integrare e o controllare le informazioni disponibili. Le importanti novità del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 ne sono una testimonianza inequivocabile. Nuove necessità conoscitive e domande di ricerca, progressi nelle metodologie di analisi e nelle possibilità di gestione e integrazione delle basi dati sono elementi che stimolano il confronto fra studiosi, tra produttori e fruitori delle statistiche pubbliche e credo che quella di oggi possa essere un'occasione che si colloca appieno nella scia già tracciata nel tempo e che va consolidata di una forte collaborazione tra attori a vario titolo coinvolti nel miglioramento del quadro statistico nazionale. A chiusura di queste mie brevi note introduttive, ci tengo a ringraziare tutte le persone che sono intervenute, così numerose, devo dire, per seguire questa iniziativa, sia presenti in aula, sia collegate via streaming. Un ringraziamento particolare va al presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, all'organizzazione dell'evento curata dalla Direzione Comunicazione e Diffusione dell'Istituto, e soprattutto ai colleghi Antonio Golini, Massimo Livibacci, Viviane Gidi, Alessandro Rosina e Fabio Crescenzi che hanno accettato di fare da relatori nonostante i numerosi impegni e il breve preavviso. Grazie davvero tanto a Valerio Terrabrami e Gustavo De Santis che hanno condiviso con il sottoscritto e con il presidente dell'Istat l'organizzazione di questo evento. A tutti buona conferenza, grazie.